Buonasera e riprendiamo dopo il coffee break con la relazione di Monica Manfredi. Monica Manfredi è pure analista dell'ARPA ed è fra l'altro l'attuale segretaria dell'ARPA di Torino, quindi ha un ruolo anche istituzionale importante nell'ambito della sua associazione. Oltre ad essere medico, ginecologa, sessuologa, è anche e soprattutto psicanalista junghiana, che fra le altre cose collabora in varia forma con ARPA e in particolare è co-redattrice della rivista L'Ombra, che è la rivista dell'associazione ARPA, di natura naturalmente junghiana, che noi editiamo da circa una decina d'anni. Quindi con questo passo la parola alla dottoressa Manfredi, che parlerà di radomantiche deambulazioni attraverso gli incerti confini tra follia, genialità e brute art. Buonasera a tutti. Allora, inizio subito con ringraziare chi mi ha chiesto di essere qui, quindi Moretti e Vitali, e sono a loro veramente molto grata. La Fondazione Bosis, l'Associazione Immaginalis e i nostri ospiti, che sono squisiti, la Scuola Navale Militare. E ringrazio perché aver scritto questo lavoro mi ha permesso di approfondire un argomento che avevo sempre solo toccato a volo d'uccello, cioè la brute art, che, riprendendo le parole dell'intervento di prima di Carla, tesse un compromesso. Un compromesso di un ossimoro, e cioè la realtà della follia. E spesso attraverso questa tessitura abbiamo l'unica via che ci consente di poter sopportare la follia. Il mio intervento inizia con questa poesia di Emily Dickinson che dice: molta follia e saggezza divina per chi è in grado di capire, molta saggezza, pura follia, ma è la maggioranza in questo, in tutto, che prevale. Conformati, sarai sano di mente. Obietta, sarai pazzo da legare, immediatamente pericoloso e spesso incarcerato. In questo lavoro io proverò a tessere intrecci fra la trama e l'ordito del pensiero junghiano sulla psicosi e le opere della brute art. Cioè mi muoverò in maniera un po' ondivaga, il luogo mi sembra adeguato per muoversi in maniera ondivaga, attraverso diverse soglie. Tra quello che possiamo chiamare un pensiero strutturato, addirittura formulato poi in ipotesi e in teorie, ed un pensiero che invece spesso e volentieri si esprime solo attraverso delle immagini. Il pensiero antropologico ci insegna che le soglie e il loro guardiano Hermes sono ambigue, cioè possono indicare ostacoli, possono indicare filtri, passaggi, oppure a volte entrambe le possibilità. Possono anticipare delle aperture, oppure possono chiudere, oppure possono aprire e chiudere alternativamente, separare e mettere in comunicazione. La psicosi, a mio avviso, ha tutte le caratteristiche della soglia. La psicosi è un limen che, oltrepassato, purtroppo spesso non consente il ritorno, non lo concede. Un altrove dal quale arrivano messaggi disperatamente umani. Questo che vi mostro è un disegno di Agostino Cortella ed è raccolto insieme ad altre opere nel Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso di Torino. Il termine psicosi è stato introdotto in psichiatria solo nel 1845. E fondamentalmente rappresentava un concetto generico di malattia mentale o follia. E fu un romantico, il cui cognome è impronunciabile, poeta, filosofo, medico,
rettore dell'Università di Vienna, che nei suoi Principle of Medical Psychology riunì sotto questa voce psicosi, svariati sintomi e disturbi. Jung dedicò molto tempo e molto pensiero allo studio della psicosi e più specificatamente lo raggruppò in 7 lavori specifici. Benedetti scrive: da diversi colloqui personali avuti con Jung mi sono persuaso come egli sia arrivato ad una prima percezione della struttura archetipica della nostra psiche proprio attraverso il contatto psicoterapico con gli ammalati più gravi, quali appunto gli schizofrenici, in cui l'inconscio ci si rivela immediatamente. Quindi è proprio con il lavoro con i pazienti schizofrenici che Jung intuì e poi approfondì e poi teorizzò la sua teoria sui complessi, fino a scoprire e a dichiarare che i complessi interferiscono con l'intenzione della volontà cosciente, provocano disturbi nella memoria, provocano blocchi nel pensiero, provocano lapsus, blocchi nelle associazioni, affiorano, scompaiono, obbediscono a una legge che è propria, loro, unica, ossessionano temporaneamente la coscienza, oppure in maniera inconscia influenzano la parola e l'azione. Quindi si comportano come esseri autonomi, cosa questa particolarmente evidente negli stati abnormi. Il complesso, quindi, essendo autonomo, deriva dalla parola greca autos, se, nomos, legge, e quindi rappresenta una legge in se stesso e si comporta come un essere indipendente, come se possedesse una sua propria e specifica volontà, una sua esistenza, una sua personalità. E qui è Jacobi che scrive: inoltre il complesso ha un fortissimo potere costellante. Cosa vuol dire? Che con l'andare delle esperienze, queste esperienze si aggregano a livello ideo-affettivo intorno al nucleo complessuale che acquisisce sempre più energia. E in questo modo diventa un centro indipendente di forza psichica costituito da parti psichiche frantumate della nostra personalità. Gruppi di contenuti psichici che si sono staccati dalla coscienza e funzionano in modo arbitrario e autonomo. Nel 1939 Jung formula la sua teoria sulla genesi della schizofrenia come riaffioramento di materiale arcaico, archetipico, dotato di una forza talmente potente da soffocare, da soverchiare l'io razionale. Come diceva giustamente Carla Stropp, in tutti gli esseri umani esiste una struttura ereditata, patrimonio arcaico della nostra specie, che non è patologica in sé per sé, che Jung chiamò inconscio collettivo. In un certo modo, lui dice, siamo parti di una grande anima unitaria, di un uomo unico, immenso. Il primo artista che vi propongo è Francesco Cusumano. Contadino, dal 1939 lavora come muratore nel Genio Militare in Libia e nel dopoguerra emigra a Milano e in Francia. Torna a Caltagirone nel 1970 e in un suo appezzamento, dopo aver fatto dei sogni premonitori, crea un villaggio che lui definisce un villaggio dedicato agli antenati e che si chiama Villaggio Don Luigi Sturzo, costituito da vari busti e da varie figure che lui collocava su pilastri, in pietra, in tufo e in altri materiali. Altri lavori li fece in terracotta e li fece in pittura. Purtroppo il Villaggio Don Luigi Sturzo dovette essere distrutto, secondo il piano regolatore, perché di lì doveva passare una strada. Il villaggio fu distrutto, la strada non fu mai costruita. Le opere di cui Cusumano si riteneva custode
sono molto poche, quelle che sono rimaste sono conservate a Caltagirone. Torno alle parole di Jung. Fu il frequente ricorso a forme associative e a strutture arcaiche che osserviamo nella schizofrenia a darmi la prima idea di un inconscio formato non solo da contenuti di coscienza originari andati perduti, ma anche da uno strato in un certo modo più profondo dello stesso carattere universale dei motivi mitici che caratterizzano la fantasia umana generale. Questi motivi non sono inventati, ma vengono trovati come forme tipiche che compaiono spontaneamente, più o meno universalmente, sono indipendenti dalla tradizione, li troviamo in miti, fiabe, fantasie, sogni, visioni e in sistemi deliranti. A uno studio più approfondito di queste forme tipiche risulta che si tratta di atteggiamenti, di modi di fare, di tipi di rappresentazione che devono essere considerati come il comportamento istintivo tipico di ogni uomo. Il termine da me scelto per designare ciò è archetipo, che coincide con il concetto biologico di pattern of behavior. Non si tratta di rappresentazioni ereditarie, ma di pulsioni e di forme istintive ereditarie che si possono trovare in tutti gli esseri viventi. Però, cosa succede? Quando l'immagine archetipica inconscia invade la coscienza e l'io è troppo fragile, il termine tecnico è inflazionato, è come se ci fosse una sorta di rottura di una diga. I contenuti assumono potenzialità patologica, anche perché, come diceva già Carla, l'io si identifica con questi contenuti e attraverso il delirio li esprime con immagini arcaiche. Abbiamo quindi un abbassamento del livello mentale, o perché l'io è troppo debole, o perché il contenuto emerso dall'inconscio è troppo forte. Jack Kerouac scrive: le uniche persone per me sono i pazzi, quelli che sono pazzi di vita, pazzi per le parole, pazzi da salvare, desiderosi di ogni cosa allo stesso tempo, quelli che non sbadigliano mai o dicono luoghi comuni, ma bruciano come favolosi fuochi d'artificio color giallo, esplodendo come ragni attraverso le stelle. Per Jung il delirio è una sorta di tentativo di recupero dell'io. È una Weltanschauung sui generis, attraverso cui lo schizofrenico cerca di accettare se stesso, cerca di trovare le parole per esprimere se stesso, per esprimere la sua identità. È una sorta di filosofia privata e personale. Dice Jung: grazie al mio lavoro con pazienti mi resi conto che le idee ossessive e le allucinazioni contengono un nocciolo significativo, nascondono una personalità, la storia di una vita, speranze, desideri. È solo colpa nostra se non riusciamo a capirne il significato. Mi fu chiaro allora, per la prima volta, che una psicologia generale della personalità è implicata nella psicosi e che anche in questa si ritrovano i vecchi conflitti dell'umanità. Quest'opera si intitola Nuovo Mondo ed è un'opera di Francesco Toris, che nasce nel 1863 a Colleretto Castelnuovo Ivrea e nel 1896, all'età di 33 anni, lui allora era brigadiere dei carabinieri, viene internato a Collegno, famoso ospedale psichiatrico, dove diventa paziente di Giovanni Marro, che era uno psichiatra e un antropologo. Nell'arco di 5 anni Toris cesella quest'opera. Si creò da solo gli strumenti per cesellare e il materiale erano le ossa che avanzavano dai pasti, quindi sono ossa bovine, ossa di pollo, eccetera. Le trasformò in figure fantastiche attraverso pezzi di vetro, fili di ferro, chiodi, pezzi di latta, schegge di pietra
e prese centinaia e centinaia di ossa dalla cucina e senza colla, senza nient'altro, le trasformò in questa opera. L'oggetto oltretutto è mobile, è alto quasi un metro e presenta analogie con la plastica primitiva, in particolare in quello che sono le rappresentazioni dei volti umani, nelle figure stilizzate e nella ricerca di rapporti fra loro. Borges scrive: «Un uomo si propone di disegnare il mondo. Nel corso degli anni popola uno spazio con immagini di province, di regni, di montagne, di baie, di vascelli, di isole di pesci, di case, di strumenti, di astri, di cavalli e di persone. Il nuovo mondo si è salvato perché anch'esso fa parte della collezione del Museo di Antropologia ed Etnografia fondato a Torino da Marro. E oggi il nuovo mondo è considerato un capolavoro della Bruart». Fu il paziente stesso che diede il nome all'opera, consegnandola al suo infermiere e dicendo: «Ho creato un nuovo mondo destinato a perpetuarsi e forse a sostituirsi con quello attuale, perché quello attuale è irrimediabilmente corrotto e perverso». Conclusa l'opera, che lui definì alta missione, smise per sempre di intagliare. Quest'altra opera è un mobile di Eugenio Lenzi, anch'esso salvato nel Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso di Torino. Vi leggo cosa scrisse suo medico. «Un'idea esatta ne dà uno strano mobile in cui figure stecchite con le braccia inchinate, cariche di ornamenti, stanno ai lati di un portaspecchi, il quale a sua volta poggia su altrettante figure su gruppi di animali, il tutto aggrovigliato con foglie, fiori, lettere e stelloncini. È l'opera di un monomane persecutorio che si crede un genio miracoloso dell'arte, recluso al manicomio per poterlo derubare dei suoi capolavori. Prima era un mediocre intagliatore, divenne artista stranamente fecondo sotto la sua malattia». Queste furono le parole di Cesare Lombroso per descrivere questo mobile. Il paziente, cioè Eugenio Lenzi, restò a Lucca, in questo ospedale, a lungo, fino al febbraio 1881, quando poi venne dimesso e affidato alle cure del cognato. Di particolare interesse, a proposito di questo mobile, è questa sorta di pipa, calumet, che ricorda molto l'Ikenga. L'Ikenga è una opera lignea della tradizione degli Igbo, che è un popolo del sud-est della Nigeria. È una sorta di totem ed è l'incarnazione della leadership maschile, ma può essere anche posseduto da donne di alta reputazione e integrità nella società. La parola mania si ricollega al greco mania, che a sua volta deriva da mainomai, essere agitato, essere pazzo, smaniare. Andando ancora più a fondo della ricerca etimologica, troviamo una radice sanscrita, man, che vuol dire mente, da cui il sanscrito mana, mente, e maniu, furore, collera. C'è una poesia di Gibran che dice: «Mi chiedi come io sia diventato un folle. Accadde così. Un giorno, molto prima che molti degli dèi fossero generati, mi svegliai da un profondo sonno e scoprii che tutte le mie maschere mi erano state rubate. Le sette maschere che in sette vite avevo foggiato e indossato. E senza maschera corsi per le vie affollate gridando: ladri, ladri, maledetti ladri. Uomini e donne ridevano di me e alcuni corsero a rinchiudersi nelle loro case per paura di me. E quando giunsi nella piazza del mercato, un giovane mi gridò dal tetto di una casa: è un folle! Volsi lo sguardo là, in alto, per guardarlo. E il sole mi baciò per la prima volta il volto nudo.
Per la prima volta il sole baciò il mio volto nudo e la mia anima avvampò d'amore per il sole e non desiderai più le mie maschere. E come in trance gridai: benedetti, benedetti siano i ladri che rubarono le mie maschere. Fu così che divenni un folle e ho trovato libertà e salvezza nella mia pazzia, libertà di solitudine e salvezza dall'essere compreso, giacché coloro che ci comprendono asserviscono qualcosa in noi. Ma non vorrò essere troppo fiero di questa mia salvezza. Anche un ladro in prigione è salvo da un altro ladro. Ma cosa ci può essere rubato? Questi sono gli abiti di Giuseppe Versino. Chi era Giuseppe Versino? Era un paziente addetto alle pulizie degli ambienti manicomiali. Anche questi abiti sono raccolti nel museo di Cesare Lombroso. Alla fine dei suoi lavori, lui lavava tutti gli stracci che aveva usato durante il giorno e poi li sfilacciava e otteneva un filo di cotone che poi riannodava e creava questi vestiti complessi, pesanti, colorati. Il medico è molto attirato da questi vestiti e chiama Cesare Lombroso e gli dona gran parte della collezione. E cioè gli dona questa tunica lunga, gli dona i pantaloni, le sovrascarpe e anche la tunica corta. Anche un cappello e una sciarpa che non sono qui. E poi dà anche due fotografie che non sono riuscita a trovare di Versino che indossa gli abiti. E gli scrive: il peso di questo vestito così confezionato è di 43 kg e l'ammalato ben raramente, estate e inverno, si astiene dall'indossarlo. Per ricostruire il suo vestito, il Versino impiegherà circa un mese. Stiamo parlando di persona e follia. Cos'è la persona? Jung dice: la persona è un complicato sistema di relazioni fra la coscienza individuale e la società, una specie di maschera che serve da un lato a fare una determinata impressione sugli altri, dall'altro a nascondere la vera natura dell'individuo. La costruzione di una persona collettivamente conveniente è una grave concessione al mondo esteriore, un vero sacrificio di sé, che costringe l'io a identificarsi addirittura con la persona, tanto che c'è della gente che crede sul serio di essere ciò che rappresenta. Il conformati della Dickinson, l'uomo che si confondeva, che si identificava col suo biglietto da visita, un'opera teatrale di Pennac. Ma veniamo alla Brutart. Jean Dubuffet, 1901-1985, fu quello che diede il nome a questa produzione artistica. Per la prima volta in una lettera indirizzata a René Aubergenon nel 24 agosto appunto del 45. Perché Brutart? Deriva dal linguaggio etnologico, perché Dubuffet aveva una grande conoscenza dei vini, perché prima faceva l'enologo. Lo champagne brut indica che nel processo di produzione le uve non sono state sottoposte alla seconda fermentazione. In questo modo il residuo zuccherino del liquido è quasi pari a zero e danno quindi un gusto primitivo alla bevanda. Con questo termine, Dubuffet indica un tipo di arte che non ha subito alcun tipo di raffinamento da parte del sistema accademico, ma che è una forma espressiva, spontanea, direttamente espressione di sé. I francesi la chiamano anche art singulaire e cru. Nel 1945 Dubuffet partì per un viaggio in Francia e in Svizzera. Andava alla ricerca di opere d'arte, ma in realtà non sapeva che cosa stava cercando. Voleva trovare opere d'arte che non fossero scimmiottamenti delle opere d'arte istituzionalizzate, ma che derivassero da risorse e impulsi interiori dei loro creatori. Fino a quel momento l'art brut finiva nei cestini dei manicomi, nei rifiuti, al massimo negli archivi insieme alla cappella clinica,
oppure nelle teche delle strutture manicomiali, oppure in alcune collezioni di stravaganti o in mostre di quella che veniva chiamata arte degenerata. La collezione più antica, che conta 26.000 opere, fu quella iniziata da Hans Prinzhorn, psichiatra dell'Università di Heidelberg, che nel 1922 pubblicò L'arte dei folli, l'attività plastica dei malati mentali. È un libro questo che attirò molto l'attenzione di artisti come Cubin, Klee e tutti i surrealisti. Però è altrettanto significativo che nel 1938 Heinz Schneider, divenuto direttore della clinica psichiatrica di Heidelberg, abbia prestato tutto il materiale del museo alla mostra nazista sull'arte degenerata, perché servisse come referenza per la natura patologica dell'arte contemporanea. L'art brut non è una corrente artistica, ma è un'arte clandestina, segreta, imprevedibile, controversa. La definizione di Jean Dubuffet è questa: l'arte grezza designa lavori effettuati da persone indenni da cultura artistica, nelle quali il mimetismo, contrariamente a ciò che avviene negli intellettuali, ha poca o niente parte, in modo che i loro autori traggano tutto: argomenti, scelta dei materiali, messa in opera, ritmo, dal loro profondo e non da stereotipi dell'arte classica o dell'arte di moda. Sono lavori creati in solitudine, da impulsi creativi puri e autentici, dove non c'è la preoccupazione della concorrenza, l'acclamazione, la promozione sociale, e proprio per questo sono molto più preziose delle produzioni dei professionisti. Sono opere di persone non toccate dall'alta cultura, quindi i loro creatori prendono tutto da se stessi, non dagli stampini dell'arte classica o dell'arte alla moda, contrariamente da quello che fanno gli intellettuali. Qui vediamo la pura, grezza creazione dell'arte, reinventata interamente in ogni fase dal suo autore, partendo solo dai suoi impulsi. Arte dove non si mostra solo la funzione dell'invenzione, non si mostra il camaleonte, non si mostra la scimmia, che sono invece costanti nell'arte alta. Però aggettivi quale brut, singulier, cru, folk, outsider, contengono in sé tutti il rischio di evocare la follia, la psicosi, con tutti i pregiudizi che evocare questa cosa porta con sé. Secondo me il termine italiano invece di arte irregolare lascia aperti degli scenari molto meno saturati. Questa definizione fu data da una storica dell'arte che è Bianca Tosatti, che con questo termine ha voluto mettere a fuoco il carattere sovversivo di questa produzione artistica. Questi artisti, tutti autodidatti, spesso con bassissimo livello di istruzione, producono opere che sono espressione assoluta di se stessi. Ignorano le convenzioni sociali, tanto che sono stati rinchiusi nei manicomi, sono refrattari alle regole culturali, trasgrediscono i codici stabiliti e creano un loro universo simbolico. Spesso vivono nell'indigenza e quindi usano materiali che gli altri scartano, facendo di necessità virtù. Abbiamo visto le ossa della cucina per quell'autore, e li integrano in assemblaggi insoliti, diventando inventori, ingegno. I creatori dell'arte brut di solito non sanno dipingervi, ho già detto, o scolpire, ma partono dalla potenza della loro ispirazione e spesso usano e riusano il materiale utile a loro, perché è un'arte che chiede urgenza di esecuzione. Kandinsky dice: ciò che più importa non è se la forma sia personale, nazionale,
se abbia uno stile, se corrisponda o no al movimento principale dei contemporanei, se sia o no affine a molte o a poche altre forme, se sia isolata o no. Ma ciò che più importa nella questione della forma è se la forma sia o no scaturita dalla necessità interiore. Questa sotto è un'opera di Carlo Zinelli. Chi era Carlo Zinelli? Carlo Zinelli, che Buzzati definì vero artista, lavorava su entrambi i lati dei fogli della carta. Anche se uno gli offriva dei fogli di carta nuovi, puliti, lui li rifiutava e faceva questo lavoro a doppia faccia. Nasce nel 1916 a San Giovanni Lupatoto, si trasferisce a Verona a 18 anni, lavora come addetto al macello comunale, finché non viene arruolato come barelliere nella guerra civile spagnola. Dopo due mesi viene rimpatriato e allora gli fu data la diagnosi di schizofrenia, oggi noi diremmo sindrome da stress post-traumatico. Viene ricoverato, con ricoveri successivi, finché viene internato presso l'ospedale psichiatrico a Verona. La tecnica a doppio lato del foglio di pittura era una pratica frequente, in parte perché i pazienti non avevano a disposizione tutto questo materiale, ma in parte perché lui preferiva veramente completare, come se lui volesse in un'unica opera avere un lato A e un lato B. E questo è una cosa molto importante. Vittorino Andreoli, nel suo testo Un secolo di follia, dice: la sua mano nel dipingere ha raccontato la nostra storia, quella inscritta nel nostro inconscio e che parla di epoche incomprensibili e di riti lontani. La follia è forse questo viaggio, possibile solo quando non si percepisce più il presente, la quotidianità, come avviene nello schizofrenico. Una condizione per vedere dove la normalità non vede e per smarrirsi dove la normalità corre sicura. Altro artista, Giorgio Barbero di Torino, noto come l'artista delle galassie. Per anni, a cavallo del 1980 e 90, è stato ospite dell'ospedale psichiatrico di Collegno, che prima del 78 ospitava 6.000 pazienti. Il talento naturale di Giorgio Barbero, da chi l'ha conosciuto, è riassunto in questa frase che Barbero diceva: io ogni mattina salgo sul mio razzo personale con tre propulsori ed esploro l'universo intero. Le opere di Barbero sono state realizzate in vari momenti durante la permanenza a Collegno e hanno due stili differenti. Ci sono dipinti orientaleggianti e poi ci sono questi dipinti con la morte nera, diciamo così, che ricordano asteroidi, galassie, eccetera. Nei suoi disegni si percepisce il desiderio di viaggiare alla scoperta della mente. Altro artista, Adolf Wolfi, un artista anche molto discusso. Schizofrenico, fu internato a Baldau, inizia a dipingere e a scrivere opere che avranno una fortuna importantissima nel mondo dell'arte. Wolfi era un bracciante, aveva alle sue spalle una storia di violenza familiare ed era lui stesso violento, tanto che era stato anche condannato per episodi di seduzione su minori. Scopre il disegno e la scrittura nel 1900 a Waldau e per 30 anni li pratica in maniera ossessiva, in quanto compone un'autobiografia di 45 volumi pieni di poesie, tabelle, disegni, collage, composizioni musicali, tutto intrecciato su pagine, pagine, pagine che non si possono tradurre, ma bisogna solo fotocopiare. Non è possibile dipanare questo intreccio. Adolf Wolfi, anni prima, decenni prima di Andy Warhol, incollò su un foglio scritto l'immagine di un barattolo della zuppa Campbell. Nel 1921
uscì un libro su Adolf Wolfi. In italiano è uscito nel 2007 col titolo di Arte e follia in Adolf Wolfi, che suscitò grande interesse. Rilke lo lesse appassionatamente, ne scrisse entusiasta Lou André Salomé, che subito lo consigliò caldamente a Freud. Carl Gustav Jung comprò 3 disegni di Wolfi e scorse nella sua opera manifestazioni di figure archetipiche. Dopo la sua morte, Wolfi cadde abbastanza nell'oblio, ma dopo la guerra Dubuffet lo scoprì e cominciò a raccogliere, anche attraverso le opere di Wolfi, le opere dei malati di mente, diciamo così, carcerati ed emarginati. André Breton lo considera una delle 3 o 4 figure più importanti di tutto il Novecento. E arriviamo a Augustin Lesage, che compone queste opere spettacolari, secondo me. Nato nel nord della Francia, ha trascorso la prima infanzia come ragazzo che lavorava in miniera di carbone. Una sera del 1911, aveva 32 anni e continuava a lavorare come minatore, udì una voce sottoterra che gli disse: «Un giorno diventerai un pittore». Quindi cosa fa? Ordina delle tele e comincia a dipingere delle opere. Lui dirà: «Non le dipingo io, sono ispirato da questa voce che mi dice anche come devo disegnare le mie opere». Per errore gli arriva una tela di 3 metri. Lui all'inizio pensa: «La taglio e ne faccio tante». La voce gli dice: «Assolutamente no». E gli dice: «Ti dico io come devi fare. Cominci nell'angolo alto a destra, tutto il resto della tela deve essere piegato e man mano che vai avanti pieghi quello che fai». E lui dice: «Io così non sapevo mai cosa avrei disegnato e cosa avevo disegnato». E le voci gli dicono: «Tu non temere, ascolta i nostri consigli. All'inizio lo sentirai, lo troverai ridicolo, ma siamo noi che guidiamo la tua mano, non cercare di capire». Riprenderemo poi questo concetto dello spiegare, in questo caso capire è spiegare. Le voci gli dicevano anche quali pennelli prendere, quali colori prendere, e per 2 anni lui continuò a dipingere tutte le sere quando tornava a casa dalla miniera. E per piccole aree per volta. Lui diceva: «Non ho mai una visione d'insieme del mio lavoro, però così è come lavorare senza lavorare». Lesage ha continuato a dipingere fino a quando problemi di vista e salute lo hanno costretto a smettere nel 1952, meno di 2 anni prima della morte, e si faceva pagare le opere, il prezzo della tela e il prezzo orario da minatore del tempo che ci aveva messo per dipingerla. Jung dice: «Ho curato molte centinaia di malati di mente, tra questi quelli di età superiore a 35 anni, non ce n'è stato neanche uno il cui problema in ultima analisi non fosse quello di scoprire un senso religioso della vita». Quest'opera si intitola «Composizione simbolica del mondo spirituale», e in quest'opera c'è veramente di tutto, calcolando anche che questa persona ha fatto il minatore fino a 2 anni prima, cioè fino a poco prima di morire. Paul Klee diceva: «L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non lo è». Parliamo adesso delle donne nella Brue Art. Abbiamo visto prima i vestiti. Agnes Emma Richter era una sarta di professione che utilizzò il tessuto grigio delle lenzuola manicomiali per costruirsi questo vestito su cui ricamò testi totalmente autobiografici. In questo modo lei indossava la sua storia. Era una seconda pelle. È un tratto abbastanza comune nelle persone, diciamo così, con sofferenza mentale, usare la scrittura
per raccontare, o la pittura per raccontare quello che non riescono a dire con le parole. Else Blackenhorst, un'altra pittrice, fu anch'essa paziente, ospite di ospedali psichiatrici e creò queste opere che io trovo assolutamente mirabili. Alois Corbatz è considerata una delle maggiori figure della Brie Art, nasce a Losanna, lei studia, però durante la guerra torna, lei studia, viene poi mandata, perché è anche dotata di qualità canore e lei infatti voleva diventare cantante lirica, viene mandata in Germania come governante per bambini. Lavora a Potsdam presso la corte dell'imperatore Guglielmo II. Lì qualcosa succede, perché lei torna a casa con un'ossessione amorosa per l'imperatore, verso il quale lei diceva di avere una relazione in corso. Nell'ospedale psichiatrico passerà tutto il resto della sua vita e lì si ritaglia un suo mondo immaginario. Fino al 1936 lavora in modo segreto. Usa graffite, inchiostro, succo di petali, succo di foglie d'alberi, dentifricio. E l'elemento di supporto che lei usa è carta da imballaggio, cucita con filo, buste, pezzi di cartone, il retro dei calendari, eccetera. Lei più di ogni altra cosa voleva incarnarsi nei suoi disegni. Era un modo per esistere, per rientrare in possesso di un corpo da cui si sentiva staccata. È un'artista molto acclamata dalla Brie Art e come potete vedere questi corpi sono corpi molto morbidi, le bocche degli amanti sono a forma di cuore e c'è veramente molto Eros nei dipinti di Aloise. Le opere creative delle donne a quel tempo erano considerate scarabocchi, erano considerati disegni così per far passare il tempo, e allora si cercava invece di dirottare le pazienti femminili su possibilità espressive più da brave ragazze, ricamo, cucito, pensando che in questo modo qua si potesse farle tornare alla normalità. Invece le artiste della Brie Art, proprio perché attraversanti queste soglie, continuavano a trasgredire questa regola e continuavano a creare. Anna Zemankova, nata nel 1908 in una famiglia cattolica in Repubblica Ceca, a 52 anni cade in una depressione potentissima. Il figlio la incoraggia a dipingere. E così lei trova nell'arte una possibilità per riprendersi e per esprimere il suo inconscio. Cominciò a disegnare fiori, però li arricchì, sono fiori che sembrano fiori extraterrestri. Lei era rigida nel suo turno di lavoro, si alzava alle 4, lavorava fino alle 8:30-9, dopodiché faceva le sue faccende domestiche. Metteva musica classica e attraverso il disegno cercava di raccogliere le forze magnetiche che erano emanate da un mondo parallelo. A primo impatto le opere di Anna Zemankova sembrano una catalogazione del mondo vegetale, ma quest'opera qua non sembra una catalogazione del mondo vegetale. E lei di se stessa diceva: coltivo fiori che non crescono da nessun'altra parte. Abbiamo visto prima gli uomini, le donne e adesso guardiamo Ovartaci, che vi consiglio, qui alla Biennale c'è una sala che espone le sue opere. Ovartaci è un artista che ha attraversato veramente, fisicamente, le soglie. Ed è una figura unica nel panorama dell'arte. Vi dicevo, attraversato le soglie, nasce uomo, si trasforma in donna, ritorna uomo, poi vedremo come. Nasce maschio con nome di Louis Marcussen in una famiglia danese molto ricca,
studia buddismo, pratica yoga, poi a un certo punto inizia a dipingere, a 19 anni decide di partire per l'Argentina. Siamo negli anni 20, lui a Buenos Aires gira come un vagabondo, successivamente si trasferisce nella giungla e insieme alle popolazioni aborigene inizia a provare tutto quello che trova. Non esce indenne da questa esperienza e rientra nel 29 in Europa su una nave mercantile. Lui dice di essere circondato da figure alate, sfingiche, eccetera, e viene rintanato, viene rinchiuso in ospedale psichiatrico, dove rimarrà per i successivi 56 anni, oltre mezzo secolo. Le sue figure ricordano molto le sfingi egizie, oppure ricordano anche silhouette di donne aliene, di femminili alieni, arti molto allungati, occhi molto sottili. Queste figure flirtano con l'artista e con il mondo. Vi dicevo, ha transitato anche attraverso i generi. La prima foto è lui prima di arrivare alla consapevolezza che voleva diventare donna. Come ci arriva questa consapevolezza? Quando è stato internato, affresca tutte le pareti della camera in cui è recluso con le sue figure femminili e si innamora di ogni figura femminile. Poi realizza queste bambole da cui lui è attratto sessualmente. Lui sente di avere una lotta impari con il proprio genere e quindi chiede ai medici: per piacere, castratemi. I medici all'inizio tentennano, poi operano una castrazione farmacologica, ma lui dice: non mi basta, voglio che mi amputiate il pene. Ovviamente il personale medico si rifiuta e così lui decide di fare tutto da solo. Nel 54 va in falegnameria, prende scalpello e martello e si evira. Da quel momento lui dice: la mia vita ha acquisito una forma più spirituale. Ciò che è essenziale, lui dice, è l'amore dell'anima. La purezza sta nel fatto che la donna ha il controllo dei suoi impulsi, mentre l'uomo vale esattamente il contrario. Fa questo gesto estremo, chiede di venire ancora di più aiutato perché lo salvano e in parte il pene glielo salvano. Però siamo negli anni 50, in Danimarca è vietato assolutamente effettuare questi interventi. Però nel 55 un medico, e Ovartaci ha 63 anni, completa l'intervento chirurgico. Lui inizia a indossare abiti femminili, si fa crescere i capelli sulle spalle, pretende di essere trasferito nel reparto femminile. Quando non dipinge, gira per il paese in bicicletta. Nel 72 dice: no, non si può essere donna in questo modo qua. Io mi chiamo Louise Markussen e sono un uomo. E quindi si riveste da uomo, ritorna con i suoi rapporti d'amore con le sue donne fantasticate. E quindi alla fine del corso della sua esistenza, Ovartaci avrà vissuto 15 anni da donna transgender e 76 anni da uomo. Nel 79 le sue opere vengono messe in un museo vicino a Copenaghen e lui le vede ancora deposte in questo museo, però sono gli ultimi anni perché man mano Louise ha sempre meno forze e a 91 anni muore nel suo letto d'ospedale circondato dai suoi quadri. Dice John Perry, che è uno psichiatra, la psicosi può essere considerata come un tumultuoso processo di riorganizzazione che implica un'alterata condizione di coscienza o una condizione di grande eccitazione. Sulla base della mia esperienza terapeutica, in caso di episodi psicotici acuti e delle mie riflessioni teoriche a questo riguardo, ho riscontrato nelle diverse forme di schizofrenia un processo archetipico che posso chiamare sindrome da rinnovamento. Consiste in una profonda riorganizzazione del sé
che ha i suoi paralleli nei riti di arcaica regalità sacra, specie nelle antiche celebrazioni dell'anno nuovo per il rinnovamento del re del reame. Purtroppo, o per fortuna, a seconda delle visioni, Overtaci prese alla lettera questo processo di rinnovazione, di rinnovamento. Canetti definì una volta il manicomio il monastero della modernità. E in questo monastero può dimorare il silenzio, ma può anche nascere la poesia. La poesia manicomiale ha ancora poco spazio, perché è anche un genere letterario che anche molte persone fuori dal manicomio, che vivono in condizioni di marginalità, di esclusione sociale, di isolamento, producono poesia. Ma così come era accaduto con le opere artistiche prima che Dubuffet attribuisse loro un valore, adesso si sta cercando di attribuire un valore poetico anche a tutte le opere che vengono dall'interno dei loro autori, che non sono pulite accademicamente, che non hanno un linguaggio ricercato e levigato. E tutto questo soprattutto dopo la neo-avanguardia, che vede la poesia come mimesi critica della schizofrenia universale, rispecchiamento e contestazione di uno stato sociale e immaginativo disgregato. Bonnia dice: silenzio e parole sono diastole e sistole della vita, che si intrecciano e che si allontanano l'uno dall'altra, ma che si realizzano fino in fondo solo in una continua alternanza. Le parole sono creature viventi, sono misteriose, sono portatrici di speranza o di disperazione, di bene o di male, nella misura in cui si sappia adeguarle alle attese e alle speranze della persona a cui le rivolgiamo. Carmelo Galvagno scrive questa poesia, che si intitola Il punto. Due rette parallele non si incontrano mai nello spazio, ma le rette oblique, perpendicolari o trasversali a quella parallela si incontrano sempre. Mentre gli angoli, i trapezi isosceli, scaleni, equilateri sono da evitare per la loro difficoltà in geometria. Tutto questo fa parte della retta, che altro non è che un insieme di punti, e io uno di questi. Punto. Waldau, che abbiamo visto prima, è anche il luogo dove Robert Walser fu internato dal 29 al 33 e dove scrisse questa poesia. Di nuovo mani stanche, di nuovo gambe stanche, un buio senza fine. Rido così forte che le pareti si girano, ma è un inganno. In realtà io piango. Walser passa un terzo della sua vita in manicomio. Prima viene rinchiuso con la diagnosi di schizofrenia perché sente le voci. Lì a Waldau scrive centinaia di poesie e circa un'ottantina di testi. E scrive in grafia minutissima sulle buste delle lettere, a matita, perché la matita è sempre cancellabile e lo fa lavorare in modo più trassognato, tranquillo, confortevole e meditabondo. Le donne. Valentina Agosta nasce a Catania nel 1982, quasi finito, e scrive questa poesia. Feriscimi ora, ora che nel vuoto di un non ancora liscio le mie ferite, piena di schegge la mia anima, la mia gola riarsa ti chiama, per ferirmi feriscimi e mostrami la via della sofferenza, tra la pece non vista, nascosta al mio corpo, mostrami uno scampo alle lacrime, se nel pieno del mio dolore non amo che te. Fabiana Cristoforari scrive: la donna instaura un rapporto intellettuale con la realtà, ma vive in lei la realtà di cui si fa esperienza e il suo spirito la penetra con maggiore intensità. Constance Chevalzin-Berberat è una delle maggiori poetesse svizzere e a proposito del rinnovamento del re scrive: questa parola, re, ha una natura, ha l'inferno, il purgatorio dell'inferno e il paradiso. A questa donna di criminali, questa è la follia.
E la follia, questa parola, folle, a dialetto, sconosciuto, estraneo, secondo mondo, terzo mondo, terzo mondo. Lucia Saltarin di Torino scrive: sono un pagliaccio di stracci o un taschino per il cuore, in questo vestito, stanco e ubriaco, in questo mondo affamato. E scrive anche questo: è certo, morirò, ma chi si ricorderà? A chi perdonerò le ingiurie provate in gioventù? Morissi almeno vecchia con la mia foto stampata, dalle rughe che cantano la bellezza di un'età che cerca di vivere eternamente sulla terra che vuole il bene. La follia può essere vista come la manifestazione della rizomatosa anima archetipica. Jung dice: la vita ha sempre fatto pensare a una pianta che vive nel suo rizoma. La sua vera vita è invisibile, nascosta nel rizoma. Quella che vediamo è il fiore. Jung, scrivendo il libro rosso, si è confrontato a lungo con le immagini. E una voce, quando lui chiese che cosa sto facendo, certamente non è scienza, che cos'è, gli rispose: arte. Arte. Forse non significa nulla, dice Jung, forse non ha nessun senso, almeno nell'accezione che diamo a questa parola. Forse come la natura, è, non significa nulla. Si potrebbe dire che l'arte è bellezza e che nella bellezza si realizza e si soddisfa. Non ha bisogno di alcun senso. La questione del senso non ha niente a che fare con l'arte. Jasper dice: così come una perla nasce dal difetto di una conchiglia, la schizofrenia può far nascere opere incomparabili. E come non si pensa alla malattia della conchiglia mirandone la perla, così di fronte alla forza vitale di un'opera non pensiamo alla schizofrenia, che forse era la condizione della sua nascita. I deserti fioriscono, e quando fioriscono spuntano strani vegetali. Ti riterrai folle, e in un certo senso lo sarai anche. Non v'è dubbio che se entri nel mondo dell'anima sei simile a un folle e che un medico ti riterrebbe malato. Se non sapete che cos'è la follia divina, rinunciate a giudicare e attendete i frutti. Sappiate però che esiste una follia divina che altro non è che il superamento dello spirito di questo tempo attraverso lo spirito del profondo. Lo spirito di questo tempo non è divino. Lo spirito del profondo non è divino, divino è l'equilibrio fra i due. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo per questa notevole rassegna di artisti della Blue Art che hanno dato un contributo importante a questo tipo di corrente e che l'altro stesso di fotografare è molto, perché per molti dei pazienti con cui io faccio fotografia terapeutica, l'altro stesso di fotografare è di per sé una terapia. E quindi anche per lei era quello, però anche lei fa parte del mondo della fotografia. Io ho incontrato anche personaggi che hanno un enorme bisogno di essere aiutati a esprimersi, a esprimersi, a rendere pubblica la loro arte, no? Perché sono isolati, fanno parte di una struttura dove sono usciti dal canale istituzionale, dai centri diurni, quindi vivono da soli, quindi sono compensati e utilizzano la fotografia, hanno un materiale, una quantità incredibile. A se stesso. Siamo costretti a invitare Roberto Galazzi di venire al tavolo perché evidentemente ci sono alcuni di voi che hanno insieme conseguentemente un po' di tempo.
io l'ho spento stupidamente. Ma spento computer? PowerPoint infanzia. Questo? Sì, forse è questo. Okay.